Buongiorno e ben ritrovati a questo nuovo filmato. Come promesso nel filmato 38, ci occupiamo di stati modello. Gli stati modello sono una nuova opportunità che Inventor ci mette a disposizione dalla release 2022. Questo è il 2023, quindi diciamo che gli stati modello hanno già raggiunto un certo tipo di maturità. L'interesse di questi stati modello, che sono peraltro applicabili sia alle parti, e il filmato, questo filmato è relativo agli stati modello nelle parti, quindi in un file IPT, sia negli assiemi, l'interesse è che permettono di fare da un solo file di parte o da un solo assieme, adesso occupiamoci dei file di parte, da un solo file di parte, una miriade di oggetti. Allora, poi io sapete che l'approccio è sempre il solito, cioè non faccio tanta teoria quanto piuttosto cerco con degli esempi di spiegare tutto quello che è possibile fare. Allora, cominciamo a guardare questo file che io ho già preparato per il filmato, che è un portatelefono. È un portatelefono che però, guardate, allora, io in questo momento sono con gli stati modello, sono sul primario, questo c'è sempre e quindi magari se io adesso clicco su questo, largo 60, non nome, base 28, è esattamente lo stesso. Allora adesso torno sul primario, no, è già diverso. Guardate quello che succede tra il primario e il base. Questo qui che è il primo 60, non nome, base 28, si scassa. La base è più corta. Poi, se io clicco su questo, non c'è più lo scasso. Poi, se io clicco su questo, ho una base larga altrettanto quanto il portatelefono. Se clicco su questo, ho larga con lo scasso. E qui vedete tutti i nomi che ho dato io, largo 60, base, non scasso. Questo c'ha il nome però, sì, nome. Quindi c'ha il nome della persona a cui è destinato il portatelefono. Vado avanti, addirittura più largo il portatelefono, più stretto la base, e questo è il largo 80, non nome, base da 50. Guardate, la base è più stretta di prima, mentre è più larga di questa base qua. Quindi adesso veloce, l'ultimo, si scasso, non scasso tutto largo, tutto largo con lo scasso. Allora, in sostanza, e potrei aggiungerne altri, potrei aggiungerne quanti ne voglio io di oggetti. In sostanza, che cosa succede? Adesso ve lo faccio vedere in un'altra maniera. Faccio questo mestiere qua, comprimi tutti i livelli. Allora, vedete che io adesso in questo momento sono, questo però ce lo teniamo aperto, sono su larghezza 80 e vedete che ci sono degli schizzi delle lavorazioni, qui in realtà mica tante queste, eccole qua, questa per esempio lo vedete, è la lavorazione del nome, che in questo stato modello è spento. Allora, quello che si può fare è spegnere delle lavorazioni e anche fare in maniera differente delle lavorazioni, perché se io torno qui sul primario, le lavorazioni usate sono quelle che vedete, tutte quelle finali chiaramente non ci sono, che sono per quelli più grossi che stanno alla fine. E se adesso vediamo, riesco a inquadrarle e lasciarle tutte fino a istruzione 15 e cliccare su quell'altro, qui non cambiano le lavorazioni, rimangono sempre accese tutte queste lavorazioni. Fatti vedere, ma è cambiata una lavorazione. Cioè l'estrusione della base, vediamo se la trovo, o il piede, no, raccordo, no, sulla superiore. Estrusione 8 base, eccola qui. Se io la guardo qui, quella base ha uno schizzo con un 140, concludi schizzo. Se io cambio e vado su quest'altra, quella base 8, schizzo. Allora, sono su questa, o forse era questa che cambia? Sì, questa. Ho fatto vedere prima quell'altra. Allora, ho fatto casino. Primario, base 8, schizzo lungo 170, vedete? 170. Nello schizzo della base questa lunghezza è 170. Concludi schizzo. Primario. Quest'altro che è più corto, sempre base 8.
schizzo, sempre lo schizzo 7 e 140. Quindi lo stesso schizzo, a seconda dello stato modello, ha due valori differenti per una dimensione, diciamo, di vincolo, una dimensione importante, e questo dà luogo a due diversi stati modelli, a due diversi, quindi lo schizzo non viene nascosto, ma viene modificato e in primario c'è uno schizzo, quello schizzo con un valore di lunghezza e in larghezza 60, non ohm, base 28 si scasso, lo stesso schizzo c'è, ma con una diversa lunghezza. E poi credo anche che se lo giriamo, vediamo se è vero. No, i fori non sono. Allora, i fori sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vediamo di qua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sì, sono anche diversi numeri. Quindi è più corto, ma c'è anche un numero di lavorazioni. Se sono lavorazioni in serie, fuori più corte. Quindi in realtà si possono accendere e spegnere schizzi a seconda dello stato modello, ma si possono anche lo stesso schizzo avere dimensioni primitive differenti, sempre a seconda dello stato modello. Quindi voi capite che praticamente è un aver portato la parametricità a livello superiore, perché per fare questo oggetto come così, questa serie di oggetti, avrei potuto utilizzare con Inventor fino a Inventor 2021 i parametri, ma piuttosto complessi da utilizzare, perché avrei dovuto legarli a delle. A degli if, a degli statement, se succede questo, fai questo. Invece in questa maniera, diciamo che di programmazione non c'è più necessità, è solo la gestione dello stato modello in maniera opportuna, oculata, che mi permette di fare diversi oggetti con lo stesso file di parte. Ovviamente tutto si applica anche agli assiemi, ma lo vedremo in un altro filmato. E volevo farvi notare una cosa prima di cominciare a fare due o tre di questi oggetti qui da capo, che quello che c'è di nuovo, quello che si vede, che fino adesso non si era mai visto nel browse, è questa penna. Questa pennina accanto agli stati modello mi dice che io sto, attenti, facendo le modifiche a tutti. Ok, oppure scusate, la tolgo e faccio la modifica a questo piuttosto che fare la modifica a questo. Quindi la matita adesso passa qui. Allora, se io adesso faccio delle modifiche qua dentro, vanno su questo modello. Se faccio in questa maniera, vanno su tutti i modelli e lui mi avvisa. Se invece tiro via. Questo è un on-off, se tiro via qui a livello di stati modello l'azzurrino diventa azzurro uno solo e dipende dal modello in questo momento attivo la modifica dove va a finire. Questo oggetto che vi propongo per fare gli stati modello, diversi stati modello, è un oggetto multibody. È composto da quattro parti. Allora, vediamole un attimo prima di cominciare a disegnarle. Questa prima parte, che è il supporto, io chiamo meno y perché è la parte che, diciamo, sta sulle y negative. Questo invece è il supporto più y. Vedete che è anche complessa come geometria, perché oltre ad avere l'appoggio c'ha questa parte qui per infilare l'asta, poi c'ha questa parte sotto per infilarsi sulla base. Adesso ve lo faccio rivedere, quindi c'ha diverse. Abbiamo angolazione, cioè diverse cosettine, insomma, da fare. Poi c'è la base, che invece è più semplice, più lineare, e l'asta, che è abbastanza è facile da fare, che è il pezzo che poi spostandosi determina l'inclinazione, spostandosi andando a finire in uno di questi fori della base, questa parte finale si infila qui in uno di questi fori, determina l'inclinazione del supporto. Quindi sono quattro corpi, e adesso piano piano andiamo a costruircele in maniera poi da poter giocare con questi quattro corpi per fare qualche stato modello.
Non vi nascondo che vi lascio in mano un bel progettino perché poi potete adattarvelo alle vostre esigenze, potete trovarvi altre possibilità, quindi anche altre dimensioni, eccetera, eccetera, e quindi farci un bell'oggetto. Allora, andiamo con ordine. Per prima cosa facciamo un nuovo file di parte. Inizio, nuovo. Io vado a prendere sempre i miei. In millimetri ovviamente. Dividiamoci lo schermo in due e adesso di qua andiamo a leggere il primo schizzo. Ok, è fatto sul piano ZX ed è fatto in questa maniera, quindi lungo 185 con questi due archi iniziale e finale. Quindi nel nostro file parte 1 che abbiamo appena aperto, duplichiamo subito questo schizzo. Allora, per farlo apriamo nel piano XZ un nuovo schizzo, inquadriamo e cominciamo subito a fare le due circonferenze sopra. Allora, una e una, due, rendiamole concentriche e andiamo con i diametri. Quello più esterno è 16, quello più interno ogni raggio 8 è diminuito di 3,8, quindi 16 meno 3,8 meno 3,8. Allora, cominciamo da quello esterno, 16. Poi facciamo quello interno che è ancora 16 meno 3,8 meno 3,8 8 e 4. Non lo posizioniamo perché la sua posizione è poi legata a tutto il resto, mentre questi sotto, i cerchi sotto, adesso questi li posizioneremo. Allora, li facciamo anche loro un po' a caso. 1 2, li rendiamo concentrici, poi l'esterno è da 23,6 e l'interno è 23,6 meno 3,8 meno 3,8 è 16, 23,6 meno 7,6 16. Allora, quota 23,6, quota, ho sbagliato, questo è, modifichiamo subito, 16 e questo è 23,6. Ora andiamo a posizionare questi due cerchi sotto che sono a 80 dall'origine e sull'asse Z. Allora, il centro lo mettiamo come punto di appartenenza all'asse Z e in più diamo la quota tra il punto centrale e il centro dei due cerchi che abbiamo appena disegnato e questa deve essere 80. E diamo l'ok. Perfetto. Allora, adesso facciamo il fianco vero e proprio del supporto. Facciamo una prima linea che io cerco più o meno di mettere correttamente, anche se poi adesso dovrò con i vincoli stabilirne effettivamente la sua posizione. Allora, questa linea di qua è tangente alla circonferenza sia sotto che sopra, la circonferenza esterna sotto. Perfetto, vediamo se c'è la tangenza, vedete che c'è un pezzettino in più, la tagliamo subito. Perfetto, e poi la mettiamo anche tangente al cerchio interno sopra, quindi quella esterna sotto, cerchio interno sopra, tangente questa a questo. Ok, qui manca un pezzettino, la estendiamo subito e poi questa deve essere lunga 185, quota. Allora, allineato 1 8 5
E c'è ancora una quota necessaria che è quindi l'inclinazione di questo fianco, inclinazione che è di 5 gradi, quindi quota di questo con questo è qui ed è 5 gradi. Perfetto, completamente vincolato. Adesso posso fare anche l'altra. Linea, linea. Ok, che poi manderò in tangenza sul cerchio esterno sopra e la estendo. Perfetto, e in tangenza sul cerchio interno sotto, in tangenza sul cerchio interno sotto e la estendo ancora. Completamente vincolato. Adesso dobbiamo fare, questi non sono cerchi completi, ma sono archi di circonferenza, quindi devo tagliarlo. Allora qui cominciamo a tagliarlo sopra, facciamo una linea così, questa linea di costruzione, e facciamo che uno dei suoi spigoli, uno dei suoi inizi è il centro delle circonferenze. Poi la tagliamo sulla circonferenza maggiore e poi andiamo a stabilire che è rispetto angolata, vedete, rispetto al fianco di 30 gradi. Quindi andiamo a mettere questa quota, manca una quota, è quello che ci sistema completamente questa posizione qui. Tra questa e questa, l'angolo, questo angolo qui è di 30 gradi. Ok, e adesso possiamo costruire una linea qui, che è poi la chiusura, diciamo, del nostro supporto. La facciamo coincidere con la linea di costruzione e la estendiamo sia a sinistra e la estendiamo. Adesso bisogna pigliare quella, perfetto, curva U. Aspettate che qui ho selezionato male, estendi. Questa curva lì, perfetto, estendi questa curva lì, perfetto. E ora possiamo qui sopra tagliare, completamente vincolato, possiamo fare i nostri tagli. Allora, via questo, via anche questo. Via anche questo, e sopra vedete è completamente sistemato, il supporto è sistemato. Adesso dobbiamo farlo qua sotto, andiamo a ripescarci le quote. Qui è inclinata la linea che la taglia, è inclinata rispetto all'asse X di 15 gradi. Ok, allora facciamo la stessa procedura che abbiamo fatto sopra, una linea. Ok, la rendiamo di costruzione. Facciamo coincidere il suo estremo di sinistra con il centro dei due cerchi, la tagliamo per il pezzo al di fuori del cerchio più grande e poi gli diamo l'ultima quota che serve, e cioè la sua inclinazione rispetto all'asse X quota, asse X, eccola qui, 15 gradi. Qui ancora devo fare l'ultimo passaggetto, questa linea qui. Ok, la potremo anche estendere subito, che così facciamo prima, e poi la facciamo coincidere. Completamente vincolato, anche qui sotto è fatto, tagliamo quello che va tagliato, e cioè questa parte, questa parte, questa parte del cerchio esterno, che è a posto, e questo del cerchio interno. Il supporto è completamente vincolato, completamente, lo schizzo è terminato, concludi schizzo. Ok, adesso andiamo di qua e andiamo a vedere anche qui, concludi schizzo ovviamente, anche se, e andiamoci a vedere l'estrusione, modifica lavorazione, a leggere i dati dell'estrusione. Allora, è un'estrusione verso la Y negativa di 30 mm. Allora, qui andiamo, qui chiudiamo, di qua andiamo, estrudi
nell'altra direzione 30. È il primo solido, quindi ce lo teniamo così com'è. E già che ci siamo, lo chiamiamo subito supporto meno y. Perfetto. E fin qui tutto ok. Andiamo nel nostro e vediamo qual era la seconda lavorazione fatta. Allora, la seconda lavorazione fatta è questo schizzo qui, che è l'asola che permette a quella barra che poi lo tiene in piedi di ruotare, quindi liberamente rispetto al fianco. Allora, su che piano è fatta? Occhio e croce. Esatto, è fatta su questo piano qui, quindi sul piano XZ. Ecco, però attenzione, su una parallela del piano XZ, perché il piano XZ, per come l'abbiamo estruso, sta dove io ho il mouse adesso. Quindi se vado di qua al piano XZ, vedete, sta lì. Quindi noi dobbiamo fare avvia schizzo su questa superficie qui, inquadriamo. Allora, anche qui inquadriamo e facciamo un cerchio da 8 e uno da 4 e 4. Ok, rendiamoli concentrici. Poi quello interno è da 4 e 4. 4.4 e quello esterno è da 8. Dopodiché qui è fissato il punto che sta a distanza, quindi poi dopo qui bisogna chiuderlo dietro, ma lo facciamo subito dopo, che sta a distanza 26 dall'asse Z, quindi quota questo asse Z 26, e sta a distanza 135 dal centro di questa. Allora, quota sempre il centro dei due cerchi, vediamo se riusciamo a beccarlo, penso di sì, esatto, 135. Quindi completamente vincolati, adesso facciamo la nostra chiusura, che vuol dire costruire una linea, ok, che sia sovrapposta a questa parte dello spigolo. Quindi sovrapponiamo questa linea allo spigolo dietro. Poi costruire un'altra linea sopra e sotto. Questo punto qui non mi piace che l'abbia preso, tali per cui queste due linee sono quella sopra tangente al cerchio esterno e perpendicolare allo spigolo dietro. Questa curva qui o questa curva qui. Qui ci sono un po' di tagli da fare, li facciamo subito. Taglia, via, e taglia, via, e taglia, via. 5 quote necessarie ancora, perché abbiamo questa e questa completamente da sistemare. Qui lo stesso, questa la facciamo perpendicolare. Questa è perpendicolare a questa curva, è tangente alla circonferenza esterna, estendiamola e tagliamo questo, via questo via, è andata via una quota, la rimettiamo subito, 3 quote necessarie. Allora, la circonferenza esterna, quota 4 come diametro, 8,
Ok. La circonferenza interna 4 e 4, credo si sia perso la concentricità, vediamo. Eh sì, si è persa la concentricità, quindi vediamo la concentricità tra questo e questo, completamente vincolato. A questo punto è rimasto vincolato con i due numeri che sapevamo, che abbiamo 135 e 26, 135 e 26. Anche questo schizzo è completamente vincolato, concludi schizzo, ora ci mettiamo in questa situazione e qui andiamo a leggere di quanto va estruso. Anche di qua concludi schizzo e andiamo a leggerci l'estrusione dell'asola superiore. Qui c'è un errore che periore. Quindi l'estrusione dell'asola superiore modifica lavorazione, è di 28 mm ed è in aggiunta, vedete, è una unione, quindi anche di qua, qui chiudiamo, 28 mm ovviamente in questo caso nelle Y positive, estrudi, qui siamo giusto, estrudi questa parte qui per 30 no, ma per 28 sì. In unione al solido che ha preso. Ok. E abbiamo fatto anche l'asola superiore. Non l'ho estrusa di 30 come nel modello perché qui c'è l'asta e quindi deve potersi a parte la parte di asta è un'asta T, a parte l'ala che va qua dentro, poi la base deve poter passare all'interno. E fin qui ci siamo. Andiamo nel nostro modello e vediamo il terzo lavoro fatto. Sono dei raccordi, potremmo risparmiarceli, facciamoli, modifico la lavorazione, sono dei raccordi, li vedete in verde, dove è finito. Ho due schermi, abbiate pazienza, vado a recuperare i dati, sono, ahia, da 3 mm gli spigoli sono i due spigoli che si vedono verdi, eccoli qua. Se lo vedi meglio così, sono lo spigolo qui e lo spigolo qui. Questo per evitare spigoli vivi e quindi rotture. Visto che io questo qui l'ho stampato con la stampante 3D, cerco di arrotondare e qui faccio lo stesso mestiere, quindi annulla, raccordo 3. E 3. Ok, e anche questa lavorazione è stata messa, mettiamo a posto imposta vista corrente come inizio, adatta alla vista. Andiamo di qua e vediamo la quarta lavorazione, è l'estrusione del piede. Allora, estrusione del piede, estrusione 4. Allora, il piede è anche lui una lavorazione che va, guardiamocelo un attimo, schizzo 3, è una lavorazione che va, ingrandisco, a sommarsi sul supporto. Ha questa forma qui e la replichiamo. Innanzitutto su che piano sta? Allora, prendiamoci questa, giriamocela un attimo e vedete che sta sullo stesso piano su cui abbiamo fatto l'asola superiore. Allora, poi l'anticipo non sarà profonda, anche lei tutto, perché qui in mezzo deve rimanerci qui dietro, in mezzo, in basso, deve rimanerci lo spazio sia per l'asta che viene giù, sia per il basamento. Comunque, un pezzettino per volta. Incominciamo a fare questo schizzo qui, che non è uno schizzo molto semplice, perché a vederlo così è pochissime quote, 3, e tanti parallelismi, tangenze, qui c'è anche addirittura un uguale, quindi tra una super, quindi anche linea di costruzione, insomma è un bello schizzo. Allora, avvia schizzo, sempre su questa faccia qui, inquadriamola, e cominciamo a costruire le due circonferenze. Allora, schizzo
però via schizzo, mi sa che schizzo 3, eccolo qua. Benissimo, cerchio 1 e 1, 2, rendiamole concentriche. Osteria E1 è 8, le ho fatte quasi uguali, più che concentriche le ho fatte uguali, e l'altra è 4 e 4. Ok, poi andiamo a posizionarle. Allora, andiamo con ordine. Qui c'è una riga orizzontale, lei che è lunga 18 e dà il posizionamento ed è, come vedete, eccola qua. È una linea di costruzione, è tangente qui ed è tangente anche di qua. Ok, quindi facciamola. Ed è orizzontale, poi linea di costruzione, poi orizzontale, poi tangente e tangente. Estendi, estendi, lunghezza 18. È completamente vincolata, abbiamo fissato la posizione dei due cerchi. Ora dobbiamo fare questa parte qui. Allora, qui c'è un vincolo di perpendicolarità, vedete? Allora, una linea, tra l'altro questa linea è perpendicolare e tangente, quindi si fissa così e va ovviamente su fino a questo spigolo. Allora facciamo una linea. Ok. La mettiamo perpendicolare questa parte e la mettiamo in tangenza con la superficie, col cerchio più grande. Poi estendiamo, estendiamo fino a lì e estendiamo di qua. Poi questa linea è parallela, quindi c'è una linea sotto che è parallela a questa sopra. La facciamo, ok, parallela. E ancora va in tangenza, vedete? Va in tangenza, estendi. E ovviamente va estensa anche di qua perché qui deve andare perpendicolare. Qui, essendo già parallela, controlliamo i vincoli, credo di averlo già messo. Esatto, avendo già messo il parallelismo siamo a posto. Manca soltanto, infatti viene qui è completamente vincolato. Manca soltanto questo arco e poi chiaramente a tagliare questo. Allora, questo è un arco e lo faccio. Poi gli dico che è concentrico a questo e gli dico che è anche uguale a questo. E poi gli dico, vabbè, di qua già ce la siamo presi e lo tagliamo. Questo e via questo e di qua lo estendo e dovrebbe fermarsi laddove mi serve e infatti ancora è completamente vincolato, quindi abbiamo chiuso e ci è rimasto solo questa parte qui. Allora qui se io adesso taglio è completamente vincolato, se io taglio lo faccio rivedere e poi faccio un undo. Se io taglio, se l'è tenuta buona, che bello. E quindi ho chiuso il mio schizzo completamente vincolato. Ok, andiamo a fare però una verifica dello schizzo. Schizzo 3 lo riapro. Diagnostica schizzo, esame schizzo. Ok, curve sovrapposte. Sì, ci sto e me le tengo perché questa è un I e non è un errore, è un'informazione. E che ci siano curve sovrapposte lo so perché ho sfruttato delle proiezioni. Per cui annulla, me lo tengo, concludo schizzo, mi metto in questa situazione, di qua chiudo lo schizzo, pensavo reagisse male al taglio, invece stavolta ha reagito bene. Dunque, qui devo leggere questo schizzo qui, estrusione 4 di piede, quanto è profonda, modifica lavorazione,
e approfonda 15 mm ed ancora insomma, quindi va sul ok, estrudi, dobbiamo ingrandire, estrudi questa parte qui, abbiamo detto di 15, la vado a ricontrollare, non sono sicuro, 15, andiamo di qua, andiamo a vedercela. Perfetto, e anche lei va in aggiunta al nostro supporto meno Y e siamo alla lavorazione del piede fatto. Qui c'è ancora un raccordo, vediamolo, modifica lavorazione, è un raccordo da 4, è un solo spigolo ed è chiaramente questo qua, e allora qui facciamo annulla. Andiamo di qua e facciamo il nostro raccordo, questo sempre perché stampando, vediamo se lo prendo da qui, sì, ed è 4 stavolta, stampando con la 3D, meno spigoli lascio e meglio sto. E siamo arrivati al raccordo 2, questo raccordo qui. Adesso vediamo, questo è il basamento del telefono. Quindi il basamento che sta sul supporto è l'estrusione 5, schizzo 4, eccolo qua, sta anche questo su questa faccia, quindi qui partiamo a via schizzo su questa faccia, giriamoci, ingrandiamo, un po' troppo qui, ok, sta a 50 dal centro, eh? Quindi mi tengo buona questa parte qui, incomincio a fare, potrei anche fare due rettangoli e collegarli, ma facciamo una linea su qui, una linea, un'altra linea e via. Ok, non lo chiudo, sapete che non li chiudo mai perché preferisco chiuderli di persona personalmente, direbbe Catarella. Allora, allinea. Io meno operazioni fa Inventor per conto suo, più sono contento. Oh, qui dobbiamo andarci a vedere i vincoli, anche se qui è abbastanza chiaro che ci sono dei vincoli perpendicolarità. Se me li fai vedere, grazie. Di qua. Ok. Quindi l'allineamento l'abbiamo già messo, poi perpendicolare, eccolo qua. Allora, sono tutti perpendicolari, con dei raggi di raccordo. E più le quote di dimensione. Allora, quota, no, perpendicolare. Questo a questo, questo a questo, ma non sto mettendo niente. Questo a questo, adesso l'ho messo. Questo con questo, questo con questo, questo con questo e questo con questo. Poi due. Quindi quota, è rimasto perpendicolare ovviamente, allineata, 2, quota, allineata, 2, e fin qui ci siamo, 11, 5 e 6. Quota, allineata, 11.5, 6, ma non è così, quindi questa la tiriamo via, quota, allineata, 6. E anche questo è fatto, c'è un raggetto a 0.5, e qui dei raggetti da, secondo me sono 0.5 anche loro, perché il fatto che non ci siano le quote, comunque andiamo di qua, andiamo a quotarli, esatto, 0.5, accetta, e queste hanno, sono esattamente uguali a questo qua, questo è da 1, no, quindi qual è quello da 0.5? 1, 0.5, 0.5, 0,5. Allora, raccordo,
2.5 lo facciamo qui. Quanto è simpatico. Raccordo 0.5 lo facciamo qui. Vedo una quota necessaria. Me l'ha messo 2 ovviamente. 0.5. Vedo una quota necessaria, scopriamola. Però qui ho... Ah sì, la posizione, ovvio. La posizione è a 50 cm dal centro, questo punto qui, prima di mettere il raccordo. Allora, quota, questo punto, perfetto, 50. Ok, non nessuna quota necessaria, 0,5, adesso facciamo ancora raccordo a 0,5, tra questo e questo, tra questo e questo, e un raccordo da 1, qua sotto. Allora, completamente vincolato, direi che spegniamo qui i vincoli per vedere, direi che sono le stesse identiche robe, è lo stesso schizzo, concludi schizzo, completamente vincolato, concludi schizzo. Anche di qua, concludi schizzo. Perfetto, di quanto lo estrudiamo? Andiamo qui, è il raccordo, l'estrusione 5, modifica lavorazione, e l'estrusione di 22 mm. Anche questa non è completa come estrusione di 30, perché poi in mezzo ci deve passare il cavo di alimentazione, quindi estrusione, non qui, 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 estrusione, un po' di ESC per eliminare, cambio, si somma, 22. Ok, e fin qui ci siamo. Non abbiamo ancora mai salvato, forse sarà meglio farlo. File, salva col nome. Allora, vediamo di usare porta telefono supporto, no? MBody portatelefono filmato 001, facciamo portatelefono. Allora, io qui sto usando portatelefono filmato, quindi è meglio che non ci vada sopra. Quindi facciamo questo. E chiamiamolo film. Film 00IPT. Ok, non più parte 1, ma film 00IPT. Benissimo. Andiamo avanti, torniamo di qua e dopo il piede, il raccordo e il supporto, abbiamo ancora dei raccordi, vediamoli subito, mettiamoli a posto. Raccordo 3, modifica lavorazione, 1 mm, quello spigolo lì, uno solo spigolo, quindi andiamo di qua, chiudi, raccordo, 1 mm, questo spigolo qui, ok, e qua sotto invece c'è qualcosa di più secondo me, raccordo 4, modifica lavorazione, è un raccordo di 3 mm lo spigolo sotto, annulla, qua sotto, raccordo 3, nello spigolo sotto. Questo sempre per evitare, ok, per evitare spigoli vivi, che nella stampa 3D, insomma, è meglio sempre arrotondare. E fin qui ci siamo arrivati. A questo punto, vedete, c'è una lavorazione di specchio. C'è una lavorazione di specchio perché il supporto è costruito con tutte le sue parti e io lo specchio rispetto al piano dell'origine, il piano XZ. E facciamo la stessa cosa, specchio, qui siamo a posto, specchio, ok, ha preso, piano,
questo, eccolo lì, nuovo solido, ok. E abbiamo creato tutti e due i supporti. Il secondo supporto, solido 2, frutto dello specchio, lo chiameremo supporto più supporto più y. Tra l'altro, visto che di quell'altro ci è rimasto solido 1, e quindi andiamo a editare e solido 1 lo tiriamo via. Supporto meno y, magari con 2p anche, che l'italiano la cerca, supporto più y. E fin qui ci siamo. E fin qui di stati modelli nessuno, perché io sto lavorando sullo stato modello primario e non ho creato nessuno stato modello, quindi non c'è nessuna penna, non c'è niente. Diciamo che sto lavorando su un file IPT vecchia maniera, prima che nascessero i famosi stati modello. Benissimo. Andiamo avanti e vediamo che cosa ci propone di fare. Ci propone di fare il nostro disegno guida, l'istruzione 6. Vediamo che cosa è questa istruzione 6. Allora, estrusione 6. Sono, estrusione 6, estrusione 7, vedete, sono le tacche di montaggio dei due supporti. Allora, ve le faccio vedere come. Estrusione 6 stanno di qua, giriamolo. Spegniamo questo solido. No visibilità. L'estrusione 6 e l'estrusione 6 è questa, cioè il maschio della tacca per montarlo, e l'estrusione 7, vedete, un po' più grande, è la femmina che sta sul supporto, che adesso è nascosto, che serve ad accogliere questo riscontro di montaggio. Questo perché ovviamente le due parti, per stare in posizione fra di loro, devono avere dei riscontri di montaggio. Quindi questa estrusione 6 e estrusione 7 sono i riscontri di montaggio che adesso andremo a fare anche sui nostri supporti. Allora, ritorno in questa situazione, meglio questa. Spegniamo anche la base e spegniamo anche l'asta. E andiamo ad accendere lo schizzo 5, eccolo qua. Ovviamente sta su questa parte, questa superficie qui, quindi anche qui nel nostro disegno spegniamo il supporto più y, giriamo tutto, mettiamoci su questa faccia. Ho girato un po' troppo, mettiamoci su questa faccia e andiamola a costruire. Avvia schizzo. Allora, sono due rettangoli, uno, due. Allora, andiamo a quello sopra. Allineiamo questo spigolo e questo spigolo. Allinea questo con questo. No, signore, allinea, è sbagliato. Parallelizza. Allora, annulla. Parallelo, questo a questo e questo a questo. Poi prendiamo e spostiamo così e così. Questi sono paralleli, questo è l'argune 5 e sta ovviamente centrato. Allora, inoltre questi sono perpendicolari, quindi mettiamo questa perpendicolarità, mettiamo questa perpendicolarità, il tutto è spessore 3,8 e questo è 1,5. Possiamo fare anche così, guardate, senza stare a fare tanti calcoli, 1,5 allineato, 1,5 allineato, poi la quota da qui a qui allineata, l'ha già presa allineata, la lasciamo qui per il momento così. La quota da qui a qui allineata, 1,6 accetta, 1,6. Allora, questa la portiamo a 1, questa è 1,3. Quindi ancora questa da 1 la portiamo a 1,15.
dove è finita, ovviamente se n'è andata per cavoli suoi, la riportiamo giù, quindi 1 e 15, 1 contro 15, questa è una tecnica che io uso spesso, chiaramente l'altra è 1 e 15 anche lei, questa è rischizzata su, e andiamo a recuperare. 1,15, 1,15 vuol dire perfettamente centrato, largo quanto mi serve 1,5, lungo 20, allineato 20 e manca una quota adesso, per questo le altre 8 sono per il rettangolo sotto, manca una quota che dice dove sta posizionato. Allora, questo spigolo sta a 3 dal centro. Quota qui. Allora, rifaccio quota a questo punto, eccolo, becca così, 3, perfetto, e questo è posizionato perfettamente, vedete che beh, possiamo fare così per verificarlo, perché qui ci dice 8 quote necessarie, ma c'è un altro rettangolo sotto, possiamo mettere le freccette, qui sotto sarà pieno di freccette, non queste, queste, qui sotto è pieno di freccette, e qua sopra è perfettamente allineato, è sistemato. Allora adesso sistemiamo anche quello sotto, lo ingrandiamo un po' di più qua sotto in maniera da vederlo, facciamo le stesse identiche cose. Allora tiriamo via i gradi di libertà che ci danno fastidio. Poi metto, posso fare tutto in uno, invece che metterlo parallelo, posso fare tac, tac, allineato, no, devo metterlo prima parallelo. Parallelo questo a questo, e già che ci sono, lo porti là e dico che è 1,15. Poi metto parallelo questo a questo, o a quell'altro, allo spigolo dietro, è uguale. Questa distanza la fisso a 1,15 anche lei. Anzi, facciamo così, perpendicolare questo a questo, perpendicolare questo a questo, 1 e 5, allineato 1,5, l'1 e 15 è andata a finire là sotto, queste sono cose che mi fanno impazzire. 1,15 lì, facciamo anche qui la quota che chiaramente sarà una quota che se vado a mettere 1,15 mi dirà che non è una quota non parametrica, non può essere parametrica perché c'è già tutto giusto, accetto però per avercela. Quindi 1,15, 1,15, 1,5. Questo punto qui, questo è distante 35 dal centro del cerchio, così l'abbiamo anche posizionato. Ah, serve la lunghezza 20, ti dico, guardo due quote necessarie, allineato 20, una quota necessaria a quello spigolo sotto rispetto a questo ed è 35. Perfettamente sistemato anche lui e questo completamente vincolato, concludi schizzo. E anche qui abbiamo fatto le due, diciamo, i due incastri, il maschio dell'incastro. Qui, ok, concludi schizzo, estrusione 6, modifica lavorazione, la profondità è di 2 mm. E la facciamo anche di qua, estrusione 1. E 2, il solido su cui si attaccano è questo ed è corretto, altrimenti lo ne avrei dovuto selezionare qui, e 2, metto a posto qui e do l'ok. E fino a qui, quindi anche l'estrusione della tacca di montaggio, del maschietto di montaggio, dell'incastro per l'incastro di montaggio sul meno Y l'abbiamo fatta. Siccome
si presenta piuttosto lungo il filmato, io questa prima parte la chiudo con questa estrusione e vi rimando alla seconda parte del filmato per la continuazione.